Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Allora, senza molto bla bla bla, oggi vi presento tutti i miei acquisti che ho realizzato durante la mia visita al Cosmoprof. Io spero che questo video vi piaccia, lo trovate interessante, prendete spunto per fare eventuali acquisti online, perché la maggior parte di queste aziende, ragazze, le troviamo oggi anche online. Allora, parto subito presentandovi queste che ho comprato al Cosmoprof. Come avete visto nel video, c'era le stain di questo marchio qua. Allora, solitamente queste cose, questo marchio qua, io lo trovo nei negozi cinesi che ci sono qua nella mia città. Ci sono 3 o 4 negozietti cinesi e hanno questa linea qua. Allora, loro erano al Cosmoprof. Come ho visto che al Cosmoprof le pagavo meno, allora ho approfittato e ho comprato le mie salviettine che mi servono per la preparazione, per la pulizia delle unghie, vedete queste, e ne ho approfittato, ne ho comprate 2 perché solitamente le pago sui 3 euro, là costavano 2 per cui era 1 euro in meno. Allora ho approfittato e ho comprato queste salviettine qua di cellulosa, con la quale mi trovo molto bene, sono quelle rigide, io ve l'ho già mostrata altre volte e vi ho detto anche, ragazza, che da quando utilizzo questo tipo di cellulosa, adesso vi faccio vedere una, aspettate un attimo che la apro. Allora, si presenta così, vedete ragazze. Allora, vi dicevo, da quando utilizzo questo tipo di cellulosa come pad e spreco meno liquido, ragazzi, veramente credetemi, perché così venga, ho notato vi posso dire un grosso risparmio per quanto riguarda il liquido, perché non me le spreca. Quando utilizzo il cleanser si impregna abbastanza bene, a differenza di quell'altro che assorbe di più, e assorbendo di più sapete, ragazze, che andiamo a consumare di più. Allora, come mi trovo molto bene con questo e loro erano presenti alla fiera al Cosmoprof, allora ho approfittato e ho comprato 2 pacchi. Allora, ho preso anche le margheritine, queste qua, ragazze. Allora, tanti prezzi, ragazze, non me lo ricordo, perché alcuni mi hanno fatto un scontrino unico con il totale, però se l'ho preso, ragazze, perché ho visto che era conveniente il prezzo al Cosmoprof. Io ho preso 2 margheritine che mi servono sempre per fare delle prove, delle cose. Allora, ho approfittato e ho comprato... si è staccata una. Ho comprato queste tippe. Sono tutte delle stesse misure, mi servono per fare delle decorazioni. L'ho presa in nero e l'ho presa così, vedete. Mi hanno regalato questa limetta, l'ho trovata dentro al sacchettino, grazie. Ho preso anche le tippe, queste, che mi servono per la stessura dei prodotti. E ho approfittato, ragazze, e ho preso i glitter, come state vedendo, fluo. Per cui ho preso il blu, l'arancio, il verde, il rosa e questo è giallo fluo qua. Vi apro uno. Allora, solitamente questi io li compro qua nella mia città a 1 euro, là l'ho trovato a 80 centesimi, allora ho approfittato e ho comprato questi. Vedete che belli? Guardate com'è. La polverina è molto fina, a me piace tantissimo. E questo tipo di glitter lo utilizzo già da tanto, da quando sono arrivati questi negozietti qua nella mia città, ne ho comprati parecchi di questo marchio qua e mi trovo molto bene. Devo presentarvi la linea di Silker. Come state vedendo, questi qua sono stati tutti i miei acquisti. Allora, ho dovuto cambiare inquadratura perché sennò non ci stava. Vi faccio vedere una panoramica velocemente di tutto quello che ho comprato. Allora, come avete visto, ragazze, ho approfittato e ho comprato i miei soliti costruttori della Silk, che sono questi. Allora, c'era la promozione di prendendo 3 e il terzo non lo paghi, allora ho approfittato. Come sapete, ragazze, è un prodotto che lo utilizzo già da anni e allora mi trovo molto bene. E allora ogni volta che ho l'occasione li compro. Come avete visto, ho preso solo 3, perché? Perché ne ho ancora 2 nuovi e uno che sto utilizzando. Poi qua nella mia città c'è un rivenditore della Silker, per cui se ho bisogno posso tranquillamente fare un ordine. Allora, ho preso questo sigillante che l'avevo già preso tempo fa. L'ho trovato anche questa volta al Cosmoprof e l'ho ripreso. Allora, è ottimo, ragazze, è un sigillante senza dispersione, non ha un odore sgradevole, guardate quanto è cristallino.
L'ho già provato altre volte, vi avevo dato la mia recensione di questo prodotto qua e come vedete l'ho ricomprato. Allora mi sono ripresa questo gel qua e l'avevo già provato. Qua sta perdendo, qualcosa sta perdendo qua. L'avevo già preso una volta e l'ho ripreso questo qua perché mi sono trovata molto bene. Allora ho preso il primer, ragazzi, mi sto trovando molto bene con questo. Questo è il primer che sto utilizzando ultimamente e allora l'ho ricomprato. Allora ragazze, ho approfittato e ho comprato anche questi Night Prep, sempre The Silker, guardatelo qua, ho approfittato e ne ho comprati tre Night Prep. Allora, è il mio combo per il semi permanente, ragazze, lo sapete, non ho segreti, vi ho fatto vedere, vi ho spiegato un giorno perché i miei semi permanente durano come se fosse una struttura in gel, perché io utilizzo questo combo qua, ragazze. Li ho ricomprati, mi trovo molto bene, come vi ho detto altre volte, io il semi permanente non lo sciolgo, faccio la rimozione con la fresa. Allora non c'è nessun tipo di problema perché io utilizzo queste basi qua. La mia combinazione è questa. Adesso hanno cambiato il pack di questo, una volta aveva la scritta qua verde, ok? Adesso è così. E allora li ho ripresi, come state vedendo, ragazze, perché sono prodotti che mi trovo bene. Allora, come state vedendo, sono prodotti che io da anni continuo a dirvi che mi trovo bene. Ogni volta che vado a una fiera, ogni volta che se mi presenta l'occasione che c'è questa linea qua, ragazzi, allora io li compro, come state vedendo. Allora, ho voluto provare questo lietto qua perché tempo fa lo avevo comprato, mi era piaciuto, io ho comprato questo qua piccolino, però ragazze, non lo so, ma non mi assardo mai a comprare la confezione grossa, perché come questa profumazione già da anni che io la compro, piace tantissimo. Dov'è il nome? Questo è vaniglia, eccolo qua, vedete, piace tantissimo alle mie cliente questa profumazione. Ogni volta che finisco il trattamento e aprico lo lieto, stanno lì a dire che buono, che profuma. Ragazzi, vi dico una cosa, io ho questa boccetta grossa, ma io lo verso in una boccettina più piccola e la profumazione non si perde, perché quell'olio dura tantissimo, non vi serve tanto. E vi dico che io ho riempito la boccettina, quello che ho nella mia postazione, già da qualche mese, e la profumazione continua a esserci come il primo giorno, non è mai cambiata. Allora questo è molto importante e mi trovo molto bene, ragazze, con questa profumazione qua. Là mi hanno fatto sentire un po' di profumazione, allora non sono stata lì più di tanto, questa come la conoscevo, allora ho scelto questa di nuovo perché non volevo levarmi la mascherina, ragazze. Lì nell'estend della Silker c'era un bel po' di gente, allora come non mi fido e stare lì a sentire i profumi con la mascherina, non senti niente. Levarti la mascherina dove c'è un affollamento di persona, anche no. E allora guardate qua, ragazze, mi sono presa questa boccettina qua piccola di monomero, perché ogni tanto utilizzo anch'io l'acrilico e come ce l'ho già e ho la boccetta a metà, ho voluto prendermi questo pochino qua. Allora passiamo a questo che state vedendo qua dietro adesso. Allora ragazze, qua come state vedendo ho comprato il cleanser nuovamente della Silker. Nel 2019 avevo comprato nell'ultima fiera che ho visitato, mi pare di sì che è stata al Cosmo Prof, e io ho provato questa linea qua, io ero in fissa, ragazze, e una volta con questo, ok, che questo è, sono 1000, ok, io ero in fissa con questo. No che questo non mi piaccia più, mi piace perché come avete visto l'ho già ricomprato ed è questo marchio qua, però come mi trovo bene con la Silker, io ho provato anche questo cleanser, allora ho approfittato. Adesso che ve lo sto presentando vedo che una bottiglia è così, l'altra è così, non so qual è la differenza perché ho guardato l'ingrediente, la stessa roba, forse hanno cambiato anche lì il pack come hanno fatto con questo, perché questo prima aveva la scritta verde, forse stanno un po' sistemando un attimo il pack dei prodotti. E allora
Come avete visto, ne ho comprati 6, perché? Perché mi trovo molto bene, è un prodotto che lo utilizzo tantissimo, l'ho pagato 8 euro, questo me lo ricordo. Vale veramente la pena, sono 970 ml come state vedendo, lo utilizzo in tutti i passaggi di preparazione dell'unghia fino ad arrivare a levare il polvere e robe strane e dopo passare l'olietto. Non ho mai avuto nessun tipo di problema e allora ho voluto ricomprare questo tipo di cleanser. Ho finito con la Silker, avete visto che bel bottino? Allora continuo, passiamo a questo marchio qua. Quando vedete questo sapete già cosa compro qua, ragazze, vero? Quelle che mi conoscono già da un bel po'. Allora vi lascio qua un po' di informazione perché loro vendono anche online, ragazze, però non mi sono mai trovata nella urgenza di dover comprare online, perché solitamente da loro io compro il liquido, questo, per pulire le attrezzature, ragazze, che ha un ottimo prezzo, 5 euro per questo, E poi prendo le mie lime. Allora, quest'anno quando sono andata le ho dato un attimino la mia recensione delle ultime lime che ho comprato nel 2019. Le ho detto che le lime che ho comprato nel 2019 non erano, la granatura non corrispondeva alla dicitura che aveva la lima. Sapete che le lime, qua ne ho una aperta, sapete che le lime li mettono 100 180, 200 240 e così, e non erano abrasiva. Io facevo un refill e quella lima lì dovevo proprio buttarla via, mentre che con queste, con le lime che mi trovo bene da tantissimo tempo, tu puoi utilizzarla tantissime volte e ha una bella granatura ancora, puoi continuare a utilizzarla. Mi sono fatta dare le lime così, perché ragazze io le ho provate. Avete presente le rompicoglioni? Boh. Oh, ragazze, io ho comprato l'altra volta 200 e passa di lime e veramente, ragazze, mi sono venute fallate, come si dice. Hanno dei problemi. E allora no, una volta mi capita, la seconda volta sto attenta. Allora cosa ho fatto? Ho comprato 2 pacchi così, perché come vi ho detto ne ho ancora, e le ho comprate di queste che vengono ognuna in questo sacchettino. Allora l'idea è molto bella, perché potete già, ragazze, utilizzare questo sacchettino qua e scrivere qua dietro il nome della vostra cliente. Allora, come vedete, è già da anni che io compro e continuo a comprare questa lima da questo marchio qua, perché mi trovo molto bene. Vado a prendere una di quelle là e vi faccio vedere. Allora, vediamo un attimo se riesco a farvi notare questo. Lo vedete già? Vedete già la granatura? Questa è quella con la granatura giusta. E vedete già questa che è diversa. Allora, questo l'hanno notato anche le mie cliente, perché utilizzando la lima nuova la sentono che non è tanto abrasiva come quelle che usavi una volta. Ma questo l'avevo già notato anch'io, infatti io quando limavo continuavo a girarmi la lima, dicevo ma c'è, ma le sto utilizzando dalla parte meno abrasiva. E invece no, ragazza, aveva quel problema lì. Vedete? Cioè, guardate. Io l'ho notato subito, mi dava un fastidio, ragazze, che voi non avete idea. Si vede la differenza. E allora io mi sono portata una lima, mi sono portata una lima di quelle che ho comprato da loro, e ho detto guarda, mi è venuta proprio tutta così. E mi ha detto non c'è mai capitato. E le ho detto alla ragazza guarda, nessun tipo di problema, lei le stava traducendo alla signora, perché la signora è straniera. Nessun tipo di problema, perché comunque sono qua anche quest'anno e voglio comprare le lima, però per cortesia me li provi per piacere. Allora cosa ha fatto? Sono restata lì un pochino, l'aprivo, tattai, me la mettevo da una parte e me l'hanno messa in questi sacchettoni qua, ragazze. Ho perso tempo, sì, però le mie 100 quanto? Sono 3 sacchetti, l'altro di là perché l'ho già aperto. Sono 150 lime, tutta con la granatura giusta. E niente, ragazze, queste sono le lime che io utilizzo da tantissimo tempo, mi trovo benissimo. Come vi ho detto, mi è capitato solo quella volta là di comprare quelle lime che erano fallate e niente. E come avete visto, ragazze, anche quest'anno ho comprato
le mie amatissime linee. Allora, come vi ho fatto vedere prima, ho preso questo cleanser, ragazze, ok? Con il quale mi sono trovata benissimo per tantissimi anni, l'ho ripreso, ho preso una sola boccetta. Allora, cosa succedeva? E cosa è successo? Che sono entrata a questo stand della Evershine. Allora, avevo il trolley, avevo il sacchetto immenso, quello d'Etruscada. Avevo poco spazio. E cosa è successo? C'era una ragazza che ha fatto un corso con me e aveva comprato delle cose, ho preso questa bottiglia qua e l'ho detto mi paghi questo, e ho fatto così, e l'ho aspettata della parte di qua del nastro, perché c'era veramente lì, c'era tanta gente, io volevo vedere delle polvere, delle cose, loro mi hanno detto e se vuoi lascia qua la valigia e il coso, ma io non mi sono fidata, ragazzi, anche perché io avevo già comprato un bel po' di cose e la valigia io devo averla con me, non esiste che io la piazzo lì per guardare, per spostarmi, no. E allora ho preso soltanto questo. E allora niente, ho voluto mostrarvi questo, ragazze, perché comunque l'ho ripreso, anche se ho preso soltanto uno, ma è ottimo. Se vi capita, ragazze, compratelo, perché è ottimo, l'ho usato per tanti anni. Queste, sempre lì da loro, ecco cosa dico io, mi manca qualcosa, mentre parlavo con voi. Ho detto no, ma mi manca qualcosa, solo che ragazzi ho sacchetti ovunque, ho preso anche queste, dentro io non so, saranno una 200, le ho messo il nastro, ragazzi, perché qua si è tolto il bollino, continuo a metterlo e si toglie. Allora ho preso queste Nyform, vedete, sono in alluminio, perché ragazzi io mi devo mettere in impegno, devo iniziare nuovamente a farmi le unghiette particolari, perché il corso l'ho fatto, la pigrizia devo lasciarla, e allora in questi giorni qua mi metterò a farmi degli allungamenti estremi con delle applicazioni, delle cose, vedrete, vediamo un attimo se mi metto d'impegno a fare queste cose. Ok, passiamo a questo marchio qua, ragazze, guardate che bello questo sacchetto qua. Allora, iniziamo. Allora, come state vedendo, ho comprato due lampade, ragazze, perché se avete visto già qualche video mio, vi ho detto che io cambio la lampada spesso perché le do tanto uso. E allora avevo una lampada che non funzionava, sono andata in un negozio, ho comprato una lampadina, una lampada, doveva arrivare l'altra. Sono passata due o tre volte, questa lampada non è mai arrivata, e mi ritrovo sopra il tavolo con una lampada di un tipo e una lampada dall'altra. La roba mi urta, mi dava fastidio, e allora ho approfittato in fiera e ho comprato queste due lampade qua. Allora, pronti. Allora, queste me le ricordo, le ho pagate 18 euro e qualcosina. Allora, vi faccio vedere così, vediamo se ci sono un po' di informazioni. C'erano delle lampade più costose, ragazze, e più bella di questa, però io ho detto fa lo stesso, anche perché io le lampade le cambio spessissimo, allora non sto lì a spendere tutti quei soldi. La cosa importante, come le ho detto alla ragazza, che mi polimerizze veramente un po' tutto, dall'acrigela al gel, tutto quanto. Qua ci sono un po' di informazioni, ve la lascio lì, fermo immagine se volete leggere qualcosina. Ok, allora, vedete, con la presa europea, per le intenditrici qua, di queste cose qua, qua ci sono un po' di informazioni. Allora, le sto già utilizzando queste lampade qua, l'ho rimessa dentro la scatola per mostrarvela in questo video, perché è stata una delle prime cose che ho tirato fuori, e quando ho iniziato a lavorare, me la sono portata a lavoro. Hanno una luce, ragazze, fantastica. Adesso attacco qua tutto e ve la faccio vedere. Ha il sensore, appena la mano si inserisce lei si accende. Allora, una roba che ho visto, se tu vai dentro e noi schiacci 60, lei va avanti fino all'eterno, perché l'altro giorno c'era la mano della ragazza, io ho visto che c'erano 195, ho detto oh, esci che ormai sei super pronta. Allora, come state vedendo, ha i tasti di 10, 30 e 60, qua puoi abbassare l'intensità della potenza e guardate, ragazze, guardate
quanto è luminosa. Forse adesso l'immagine non rende, ma è luminosissima, ragazza, eh? È molto leggera. E mentre i minuti passano, voi avete qua i conti alla rovescia. È molto capiente. Guardate la mia mano dentro, che non è che ho una manina piccolina. Lei si presenta così anche qua dietro. Ci sono delle informazioni. E allora, ragazze, come vi ho detto, ho voluto prendere due lampade di questa, che almeno sopra la mia postazione ho due lampade uguali. Allora, l'ho già usata 3 volte, mi piace, sta facendo il suo lavoro. Ho fatto una ricostruzione, ho visto che ha polimerizzato molto bene il gel. Vi parlo sempre del gel della Silker. E il lucido me lo lascia abbastanza lucido, e allora cosa voglio di più? Quello che deve fare una lampada, lei lo fa. E allora, come vi ho detto, ne ho preso 2, perché almeno ce l'ho tutti e 2 nella mia postazione, non ho una lampada di un tipo e una di un'altra. Allora, mi hanno dato dei cataloghi. Guardate. Allora, ragazze, io non ho avuto tanto tempo per andare a guardarmi e sbirciare un attimo le stand di loro, perché appena ho visto le lampade, che c'erano dei prezzi molto interessanti, c'erano anche altre lampade, sono stata lì, perché in questo stand c'era un bel po' di gente. Però mi incuriosito un attimo, perché c'erano tante ragazze che stavano comprando in questo stand qua. Allora io vi faccio la domanda: vi trovate bene con questo marchio qua? Conoscete già alcuni prodotti? Li comprate? Li avete ricomprati? Fatemelo sapere, ragazze, qua sotto nei commenti, che sapete che è sempre interessante scoprire prodotti nuovi, sapere un attimino come vi trovate, e se potete consigliarmi delle cose, fatelo pure. E guardate, mi hanno dato questo catalogo. Questo l'ho preso. Allora, aspetta, dov'è? Perché è piccolino, è strano. Eccolo qua. L'ho preso, vedete? Ho preso questo, che ne parlano tutti benissimo. È un sigillante. Vedete che bello? C'è il pelletto un po' alzato. È senza dispersione. E vi dirò, ragazze, come mi trovo con questo. Allora, ho trovato dentro al sacchetto questo portachiave, e ho trovato dentro questo, ragazze. L'ho aperto per sbirciare. Questo è un omaggio, perché io questo non l'ho comprato. Forse le ho rotto così tanto alla ragazza, che lei non parla italiano. C'era una signora che faceva la traduzione, io le chiedevo e mi dicevo: ma allora prendete una lampada più costosa. Io ho detto: no, non vale la pena, perché che io la cambio spessissimo le lampade. Io voglio una lampada economica, che non mi pesi nel dire: va bene, ti ho usato per 2 mesi, per 3, adesso ti cambio, perché le cambio spesso. E allora rideva un po', no, diceva: stai fuori di testa. Però è vero, ragazze, comprare lampade costosissime, che questa 18,90 euro o 18 euro, te fa la stessa funzione di una di 45. Voleva vendermi una di 45, bello, sì che era bella, con questo qua dorato, c'era qua sopra come se fosse una maniglia, ma a me interessa che la lampada funzioni. Allora, cosa mi ha dato qua dentro? Allora, prima di tutto, se vi è utile, ragazzi, approfittate anche di questo sconto, io ve lo giro a voi, quelle che comprano in questo marchio. Ok, qua ci sono un po' di informazioni di Instagram e tutto. Vediamo cosa mi ha dato. Allora, questo è un 5 ml, è un semi permanente, la colorazione 371. Allora, andiamo a scoprire questa colorazione. Che bello questo rosso, è un bellissimo rosso, ragazze. Bello bello questo rosso qua, è un rosso classico. Però avete visto, ragazze, là il tappo di questo barattolino ha la colorazione sopra, la goccia vera del prodotto. Bello questo. Cos'è? Ah, questo è una base, ragazze, vedete? Allora, qua un po' di informazione. Vedete? Adesso non vi posso dire se profuma o non profuma, perché ho il naso chiuso, ragazze. Ah, questo è quello che ho io? Questo. Avete visto? Solo che il mio è di quanti ml? Il mio è di 10. E questo è di 5.
È il top. Che carino, ragazzi, con questo kit potete fare belle unghiette. Bello veramente. Allora, cosa dire a Molly Luck? Grazie per questo omaggio. Che carino. Che carina sta robettina qua, ragazze. Allora, ragazze, ecco qua. Questo sono stati i miei acquisti per quanto riguarda questo marchio. Due lampade e il sigillante. Mi hanno fatto omaggio questo e questo kit. Allora, ragazze, continuo. Guardate qua, Tiziana Bellini. Qua, come state vedendo, ho preso un bel po' dei prodottini firmati Tiziana Bellini. Come vi dicevo prima, ci sono dei prodotti con i quali mi trovo molto bene e appena mi capita, ragazze, io lo ricompro. Io ecco qua la prova. Allora, ragazze, la presentazione dei prodotti è cambiata perché una volta erano così. Vi lo ricordate che vi ho sempre parlato di questi prodotti qua e si presentavano in questa maniera qua. Adesso la sposa, vedete, che è sempre questo, li troviamo adesso con questa presentazione. Un po' di problema qua con le luci, vediamo un attimo se riesco a spostarla perché l'immagine è un pochino paraflesciata. Eccole qua, vedete. Allora, io ho fatto il confronto con il prodotto dentro e le stesse colorazioni, hanno cambiato soltanto il packaging, ok? Grazie, vi farò la recensione di questi prodotti in un video a parte perché vi devo dire un paio di cosette, vi voglio presentare questi prodotti tranquillamente. Adesso vi do solo un assaggio. Allora, ho preso la colorazione Tiziana, che è un bellissimo rosso, piace tantissimo, è un colore che me lo chiedono tanto. Allora ho approfittato e ne ho comprato un altro, e questo bellissimo rosso qua, ragazzi, vedete che bello che è. Continuiamo. Di Truscada ho preso questo e ne ho preso due barattoli perché mi trovo molto bene, lo utilizzo tantissimo. Allora ho approfittato e ho comprato queste due colorazioni, sono le stesse. Allora ve la mostro, è questa, questo glitterino qua, io lo utilizzo tantissimo da fare un po' anche questo effetto qua sull'unghia, vedete che qua non si vede niente, e ho anche quando, vedete, è lui, ho anche quando ho fatto un monocolore e non voglio non lasciarla così, io faccio una sfumatina di glitter o qua in fondo, io sfumo verso l'alto o qua verso il basso. E a Truscada, ragazzi, ho comprato questo e un sigillante che non ce l'ho qua, però un pochino vado a prenderlo. E come avete visto, ho comprato proprio due. La ragazza che mi ha servita, mi sa che era Corinne Battista, quella della frangetta, mi pare che lei. Ti piace proprio questo prodotto? Ho detto sì, mi piace, sono venuta proprio apposta a comprare questi. Ma vuoi vedere altre cose? No, ragazze, perché come vi ho detto, ultimamente mi scoccia veramente utilizzare i colori in barattolino. Mi trovo molto bene con i prodotti in boccettina che hanno già il suo pennellino. Allora, da Truscada ho preso questo e il sigillante che fra un pochino vi faccio vedere. Anche qua ho comprato questa polverina qua. Sono due, ma io qua, ragazze, non la trovo. Sto cercando un'altra che è più chiarina di questa, ma non lo so dove l'ho messa. Io so che l'ho utilizzata in questi giorni perché è una cliente che lei mi manda le foto di quello che si vuole fare, perché è un po' particolare. Allora le dico: mandami in tempo cosa ti vuoi fare, che così mi organizzo e so da cosa morirò. E allora le ho fatto le unghiette in questi giorni qua, il nude, con dei effetti così. Allora, intanto vi faccio vedere questa. Guardate che bella. L'ho pagata pochissimo, ragazze, 3,50 euro questo glitter qua. So, sì, ragazze, che è sporca, che è una cosa incredibile. L'altra è un pochino, l'altro glitter è un pochino più chiaro di questo. È finissimo, ragazze, molto fino. Avevano delle colorazioni molto belle, ma
ho preferito prendere quelle due colorazioni lì e l'altra, come vi ho detto, non lo so, sarà dentro qualche sacchetto. Ragazze, ne ho ancora robe da mostrare. Allora, da Clarissa io non ho preso niente, però passando mi hanno dato questo gel qua come omaggio. Ah, che bello! Che bello questo effetto qua, ragazze! Bello, bello, bello! Allora, le stende loro bellissimo, eh? Ragazze, avete già visto il video della mia giornata al Cosmo Prof. Non ho potuto mettere l'audio originale mentre il ragazzo stava cantando e la ballerina stava ballando. E il video con l'audio originale ce l'ha la Clarissa su Instagram, andatelo a vedere. Adesso non ricordo molto bene come si chiama la canzone, ma era molto bello. Ho voluto metterla tutta perché era molto bello da vedere. E l'ho lasciato proprio tutto quel pezzo sul video del Cosmo Pro, però ho dovuto levare, ragazze, l'audio originale. Quel video lì, ragazze, ho dovuto caricarlo 3 volte perché c'era qualcosa che non andava, non mi passava. Ho dovuto tagliare tanto e mettere tanta musica senza copyright sotto e levare l'audio originale perché YouTube non mi passava il video. Per questo è che a volte non vi posso rendere l'idea al 100% di quando vado a un posto. La fiera era bella sentirla con il rumore della fiera e le persone che parlavano di tutto, ma tante stende mettono della musica commerciale, io ho dovuto tollerare perché il video è stato parecchio tempo per darmi la possibilità di essere online. Allora ho dovuto toglierlo e, come vi ho detto, mettere tanta musica sotto senza capire. Questo è il sacchettone dove ho le buste molto carine, che alcune non le butto, altre le regalerò, delle cose che mi hanno regalato in giro. E questi, come state vedendo, sono cataloghi che mi piace tenerli. Questi sono dei poster molto bello che le metterò nello studio. Qua c'è, mi ha regalato la Truscada, il calendario, mamma mi cade tutto ai piedi, della Truscada, che bello. Faccio vedere velocemente, guardate, faccio vedere un po' di messi così veloce. Sto passando anche 2 fogli, guardate questo. Siamo arrivati a settembre, guardate, qua siamo a dicembre e c'è questa ragazza. Uilla. È pesantissimo, ragazze, questo qua, esternamente così. Girando per le stende i capelli, mi hanno regalato questo che adesso vi faccio vedere. Allora, è questo, che cioè questo qua, ragazze, cioè io sono andata a comprare delle cose per i capelli e mi hanno dato questa valigetta qua, come state vedendo, la tracolla, ed è questo marchio qua. Allora, dentro è fighissima, vedete, così, sempre così, e ci sono 2 cartelle. Allora, adesso io non ne farò niente di questo perché ormai non faccio più capelli, però è bello, molto bello averlo. Quando l'ho fatto vedere al mio figlio, oddio, voglio i capelli così. Guardate, ragazze, guardate che figata. E questo non è niente. Quando io le ho fatto vedere questo, che ho iniziato a aprire qua, vabbè, qua non hanno detto niente, qua neanche, ma quando hanno visto questa roba, ve lo metto così, quando hanno visto questa roba qua, ragazze, sono diventate matte, voglio i capelli così, li voglio colà, li voglio viola, aiuto, devo metterlo via, ragazze, per non farle venire la voglia di nuovo di decolorarsi i capelli delle mie figlie, che l'ho già fatto altre volte. E guardate queste, che belle veramente, cioè io sono passata e mi hanno dato questa roba qua. Ma cosa c'entro io? Lo davano così, ragazze. Per quello che vi dico, che dalla parte da parrucchieri, estetica, mi hanno riempita veramente di omaggi. Adesso vi faccio vedere. E alcune cose, ragazze, già ce l'ho su in bagno perché alle mie figlie ho dato delle cose. Ragazzi, vi dico anche una cosa, tornando ai cataloghi, vi dà la possibilità di conoscere i prodotti delle diverse aziende, come vedete sono con delle immagini, vi fa vedere come hanno fatto quel tipo di unghia, che prodotto ho utilizzato, e così ci facciamo anche un'idea
di quello che c'è in mercato. Vedete, questo è uno di quelli della Tuscada, perché ci sono due o tre. Ne ho tantissimi cataloghi. Allora ragazze, dentro a questo sacchettone qua ci sono tutti gli omaggi che mi hanno regalato, e girando tanto nel padiglione 36 come negli altri padiglioni, e ci sono alcune cose che ho comprato per quanto riguarda i capelli. Se volete vedere questo video fatemelo sapere, che ve lo carico. Non voglio unirlo a questo perché questo è già venuto abbastanza lungo. Fatemelo sapere, ricordatevi e scrivetelo qua sotto. Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, l'abbiate trovato interessante, abbiate preso spunto per eventuali acquisti, e se avete bisogno di ulteriori chiarimenti scrivetemeli qua sotto. Se volete lasciatemi sotto un commentino, un pollice in su o semplicemente l'emotico dei sacchettini della spesa da shopping. E niente ragazzi, se lo volete, tu e io ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Al prossimo video di acquisti di un'altra fiera, qual sarà? Ah, non lo so. Ragazzi, se sapete, se ci sono delle fiere in giro, iscrivetemelo qua sotto, perché sapete, a me piace tantissimo andare a visitare le diverse fiere che sono dedicate al mondo nails. Per cui appena posso, mi piace andare a visitare. Ok? Niente ragazzi, ciao, al prossimo video!